Ma ti va che è ma chi gli ha messo? Basta! 7-6, per me! Mi sembrava 7-6! Ma guarda che... È un freghetto che tu soli! Guarda se c'è un frega, ma che se te è brutto! E tanto di niente, se vecchio è brutto! Ma senti, vieni, tira via! Non sai, se tu, no? E beh, 8 se spingi, più la primiera è bene! Ma quello è il rebello fatiglio! Tu ne hai fatto il rebello fatiglio! No, lo fatiglio! Non fatiglio! Io, no, tu ne hai preso i 15 stamattina! No, dai! Insomma, buttalo! Lo butta sempre a me! Ma poi vuoi la vincita? La voglia! La voglia la mora! Beh già, la mora! Vuoi la cantata? Me vergogna noi! È il maestro, va, dal centro! 1, 2, 3! Bimbina, sento la rimbimbina, sento la rimbimbina, sento la rimbimbina, romana di una che va. E visto come lo dottarsi? Da quando è venuto il dottore e il padre che dormì. Gli ha cambiato la cura e gli aveva dato una medicina nuova. Adesso però è Marco che si chiama. E la medicina da lei. E la morte quando ragazze, capite, ma le donne, giovi, vecchie, alte, basse, magre, grasse, come sia, del di Dio, l'otra testa, c'ha sol quella. Però ti piace. Che nobilità. Sì, che noi altre, accorde, che anche se c'è una certa età, e insieme mica tutte la vita di mi piace i vuoi bene, guarda, è rimasto solo come un cane e ne viene a trovare con i cinta, basta chiedere l'infermiera, io ma te ti infissa, infermiera, infermiera Melina, infermiera. Io sono infermiera, mica la coca. È solo buona a cucinare molto e deve essere esperta nell'arte culinaria. Oh, la nostra sorina, quante sempre più la nostra sorina. E che cosa ci avete preparato? Quello che passa al convento. E che cosa passa al convento? Quel passa al convento. Oh Dio, quel passa al cucumba, lo so che si accampagna. Sono di camicia. Sì, ma senz'altro. Ma senz'altro. Beh, alla messa, per portare la messa. Sì, e poi, facciamo anche. Tua coca, porta te a giocare anche a cucumba. Adesso però, Terzino, devi stare un po' buonino. Seduto lì in sua zona. No. Sì. Non fai la gallina triste. Vai seduto lì in sua zona. Ma mi indurmento. Ce l'ha per te, capito? Niente niente. La mia gallina è una gallina brava, buona, giudiziosa, lina e geniale. E capisci? Che ha trovato la gallina tra le uova d'oro. No, è perché voi siete invidiosi. Aspetta, perché voi siete invidiosi. Sì, perché ma voi una badante come quella me le salcassi che vi capita. Oh, buono, molto comprensivo. No, e non capite, come avete fatto? Quel potrebbe essere il vostro nome, lei. Io non so come è successo. Io ho sempre detto a Terzino, stai fermo con mano, ma lui tocca sempre, troppo l'ha visto. Quando celebrerai un bel matrimonio fra due mesi, invece di celebrare un funerale del cinema. Adesso tocca a una madre d'opera, ma le città. Era trisulato.
Cosa si vuole? State a sentire. Io Tersino, nel pieno delle mie facoltà mentali, decido di lasciare la metà dei miei averi, 400.000 euro, più tre o quattro appartamenti, un podere via di sgovento, in beneficenza, ma la casa di riposo comunale cent'anni passa. Perché stemei tutti gli ospiti che ci sono e ci saranno in futuro e lascio l'altra metà del mio capitale alla mia badanta russa Galina, che mi ha aiutato, custodito, lupé, e anche se ne sapeva, è stata l'unica parenta a far sfida, ma che la casa di riposo. In quanto che lia, saria la fiola tua mitiola, che ho fatto il cuore guai in Russia, capite malà, al tempo da guerra. Insomma, lia saria la mia nipota buona, buona in tutti i sensi. A pensare? Ha avuto il tempo da pensare al sesso.